sono scorretta. Lei è una salace scorretta. Non è vero. Sì, signora, perché io difendo un punto di vista. Signora. No. Signora. Non lo so. Si porta. Si sieda. Allora. Si sieda qua. Io non sono scorretta, signora, non è scorretto nessuno che la pensa diversamente da sua figlia. No, non sono scorretta. Io le porto rispetto perché lei è una persona, signora, può portare rispetto, ma io non sono scorretta. E siamo tutti scorretti, quelli che la pensano diversamente da sua figlia. Tutta Italia è scorretta, signora, allora. Va bene? Allora. Massimo Ceccherin, numero uno, numero due, Maurizio Cacciatori, SMS 48268, 16-4. 2-1, e non mi fate proprio paura se mi venite vicino, perché io le mazzate le so dare, glielo voglio dire. Mi difendo. Non siamo nella psichiatria. Signora, lei viene qua, lei arriva con la sua presenza a cercare di... Perché lei dice delle scorrettezze. No, io non dico delle scorrettezze. Io difendo la gente che lavora per me su quest'isola dei famosi. Io difendo 20 persone. Io difendo le persone che lavorano su quest'isola dei famosi. No, non sto zitta, signora. No, per niente. Allora... Tu non l'aggredisci. E difenderò sempre uno come Paolo Brosio che guarda i filmati dalla mattina alla sera e dorme 4 ore per noi insieme a tutti gli autori, quindi carta canta, carta canta. Questo è un disco d'oro. Qui c'è gente che lavora 20 ore al giorno, non che capito perché è un'intemperanza, allora dopo 15 giorni vengo via. C'è gente che lavora su questo programma 20 ore al giorno, ha capito? Allora, Franci, vieni qua. Questo è un disco d'oro di un grande naufrago nell'isola dei famosi, Francesco Facchinetti, tieni. Scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine. Allora, Palafitta, questa è un attimo, è l'isola, diamo Palafitta a salutare la tagli? Simone?